deciso di appoggiare e di organizzare questa assemblea con gli insegnanti esclusi dal concorso di dirigenti scolastici del 2011, perché ci troviamo di fronte purtroppo all'ennesimo concorso che non rispetta i principi fondamentali di legalità, di trasparenza, di efficienza della pubblica amministrazione, principi che sono costituzionalmente fondamentali e che in questo paese continuano ad essere calpestati. Siamo di fronte ad un concorso che doveva assumere 224 persone in tutta la regione Campania, che vede migliaia di persone che hanno partecipato e che è nato nel 2011 ma che si è concluso nel 2015 dopo una serie di blocchi da parte del TAR, perché illegittimo per una serie di anomalie come quella della presenza di due commissari nella commissione esaminatrice che ha fatto i criteri, che erano incompatibili. Questi non lo dicono gli insegnanti o l'associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori, ma lo dice la seconda sezione del Consiglio di Stato, che a marzo del 2015 ha stabilito che due dei membri della commissione erano incompatibili. Abbiamo anche altre anomalie, come per esempio il presidente della commissione, che si trova, secondo i verbali che abbiamo acquisito, si trova nello stesso orario e nello stesso momento a esaminare i partecipanti al concorso tra Salerno e Napoli. Insomma, anomalie gravissime, perché una persona o è come Padre Pio in due posti contemporaneamente all'assessore, oppure c'è stata una dichiarazione falsa e dei verbali falsi, perché non è possibile che nella stessa momento ci siano due, il presidente sia presente a Salerno e a Napoli nello stesso orario e nello stesso giorno. Quindi una serie di anomalie che ci portano a chiedere, come associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori, insieme e a sostegno degli insegnanti, l'annullamento in autotutela del concorso, l'accertamento nelle sedi opportune delle aule di tribunale degli eventuali reati penali, se ce ne sono stati, da parte di chi li ha commessi, e dei reati amministrativi, l'annullamento e il ripristino dei principi fondamentali costituzionali. Solo questo può essere la strada maestra che chiediamo, anche attraverso un appello al Presidente della Repubblica e a un consiglio, e all'appello tramite il Consiglio di Stato al Presidente della Repubblica. Il decreto che dovrà fare il Presidente della Repubblica ci auguriamo che porti all'annullamento del concorso, l'unica strada maestra per ridare credibilità a questo Paese e per ridare credibilità e giustizia ai cittadini, ai tanti migliaia di insegnanti che hanno partecipato, che pensavano di partecipare a un concorso pubblico e non a un concorso che sembra con gravi anomalie e quindi ci sembra truccato e non rispetta le norme. Siamo in compagnia dell'avvocato Ferillo, che oggi è qui a Salerno presso Spazio Donna, dove a breve si terrà la conferenza stampa per parlare del concorso per dirigenti scolastici indetto dalla Regione Campania, che al momento risulta essere sospeso. Bene, l'avvocato Ferillo ora ci spiegherà dal punto di vista amministrativo come sono i risvolti di questa vicenda. Diciamo che in linea di massima la chiave di volta della questione è data innanzitutto dal parere dato dal Consiglio di Stato su alcuni ricorsi presentati da soggetti esclusi dalle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici. In effetti la seconda sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto accoglibile il ricorso, meritevole di accoglimento il ricorso, in virtù del dato inconfutabile che due dei membri delle commissioni erano incompatibili con la carica ricoperta, perché gli stessi erano soggetti e legati a ambienti sindacali. Quindi, poiché per legge questi soggetti non potevano far parte della commissione, naturalmente c'è una questione di incompatibilità. Questa è, diciamo, la coda di ciò che è successo. Ecco, avvocato, ora il ricorso è sospeso e si è in attesa, diciamo, di quale pronuncia? Allora, ci sono dei ricorsi fatti al TAR Napoli relativamente ad alcune posizioni dei vincitori e relativamente ad alcuni degli esclusi, perché, e di questo parlerà il collega che se ne occupa sul piano penalistico, ci sono state acclarate dalla pubblica amministrazione delle vicende
penalmente rilevanti che hanno interessato membri della commissione e candidati, sembrerebbe, tant'è che vi è stato, credo di ricordar bene le date, nel 2013 un sequestro chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Napoli su atti del concorso, tant'è che, e di questo si potrà leggere nei provvedimenti adottati dall'ufficio regionale, questi atti sono gli originali ancora nelle mani della Procura e solo delle copie sono state rilasciate all'ufficio regionale per poter portare avanti, chiedo scusa, per poter portare avanti poi la fase finale del concorso. Sostanzialmente il concorso si è concluso pur avendo delle pendenze sul piano processuale penalistico. È stato chiamato in causa anche il Presidente della Repubblica in merito a tale questione? Sì, è stato chiamato in causa, come le dicevo prima, per quanto riguarda alcuni ricorsi straordinari che la legge prevede siano fatti al Presidente della Repubblica, che in sede, in fase consultiva, poi li rigira al Consiglio di Stato. Ma è stato chiamato anche dai soggetti da me rappresentati, anche per ottenere quello che credo sia lo scopo di tutta questa vicenda, cioè una chiarificazione dell'intera vicenda e in particolare se la pubblica amministrazione ha agito come avrebbe dovuto. Quindi è stato tuzionato, è stato inviato una lettera aperta al Presidente della Repubblica perché in effetti intervenga e possa spiegare e chiarire tutte le problematiche sottese alla questione. Allora, l'avvocato Consoli, anche lui presente oggi a Salerno presso Spazio Donna alla conferenza stampa del concorso per dirigenti scolastici indetto dalla Regione Campania che, come abbiamo detto precedentemente, è stato sospeso. Ebbene, l'avvocato Consoli ora ci illustrerà la vicenda dal punto di vista penalistico. Dal punto di vista penalistico posso soltanto limitarmi a dire poche cose perché sappiamo che c'è un procedimento penale che riguarda proprio gli atti di questo concorso, perché è noto il fatto che ci sia un sequestro preventivo che ha riguardato proprio alcuni soggetti coinvolti in questo concorso e che chiaramente pone non pochi dubbi sulla legittimità dello stesso. Quindi non posso che limitarmi a dire questo rispetto al fatto penale, però da questa vicenda possiamo dedurre ulteriori valutazioni, cioè il fatto che si tratti di un sequestro preventivo, quindi di un atto che si fonda sul fumus di fondatezza dei fatti reato oggetto del processo, dovrebbe indurre e dovrebbe consigliare la pubblica amministrazione di sospendere quantomeno queste procedure, o ancora più, se ci fosse un maggiore coraggio, di annullare la procedura concorsuale, perché probabilmente una volta che il processo abbia fatto il suo corso potranno emergere degli aspetti inquietanti, quali appunto il fatto che vi siano delle lobby estranee alla pubblica amministrazione che decidono i soggetti che devono ricoprire incarichi all'interno della pubblica amministrazione, in questo caso all'interno di ruoli importanti nell'ambito della scuola. Avvocato, quanti sono i soggetti che hanno presentato ricorso? Sono tanti, il problema non è quante persone hanno presentato, diciamo, hanno fatto ricorso, il problema è che ci sono tantissime irregolarità che dovrebbero indurre appunto la pubblica amministrazione a ritirare, rifare sostanzialmente il concorso, e questo lo dicono già gli atti del processo amministrativo e noi riteniamo che lo diranno anche gli atti del processo penale, per cui il nostro invito è quello che la magistratura napoletana velocemente concluda le indagini, sia a garanzia degli indagati, ma laddove ci siano responsabilità a garanzia di tutta la cittadinanza, in particolare degli utenti della scuola, perché si faccia luce sull'esistenza eventuale di situazioni di irregolarità che già sono emerse nell'ambito dei procedimenti civili e amministrativi.